molto interessante dal punto di vista della complessità dei meccanismi di biomeccanica, no? Che regolano appunto il movimento articolare a questo livello. Spero che voi vediate la prima diapositiva e allora, cominciando a parlare delle dita, ricordatevi come le dita hanno una serie di tendini che ne consentono il movimento, che si dividono in due classi fondamentali, che sono tendini flessori e tendini estensori. I flessori naturalmente sono a questo livello, sono sul versante ventrale del dito, gli estensori invece si localizzano a livello del versante dorsale. Noi abbiamo due tendini flessori lunghi, che sono il flessore profondo e il flessore superficiale. Lo vedete molto bene in questo disegno. Il flessore profondo è un tendine che ha un decorso rettilineo e si porta dal tunnel carpale in avanti, attraversando tutto il palmo della mano, sino a raggiungere il suo livello di inserzione, che è la base della falange distale del dito. E poi abbiamo il tendine flessore superficiale, che ha una peculiarità molto particolare. È un tendine che si localizza in un primo, in una diciamo a livello della base del dito, superficialmente rispetto al tendine flessore profondo, ma appena diciamo, procede il tendine distalmente e raggiunge la base della falange prossimale, si suddivide in due lamine che abbracciano praticamente, come vedete nello schema, il flessore profondo per poi riunirsi profondamente adesso e andarsi ad inserire sulla diafisi sostanzialmente della falange intermedia con due inserzioni separate, una radiale, una ulnare. Quindi abbiamo due tendini che vanno ad inserirsi in due punti diversi, no? Uno alla base della falange distale e l'altro a livello della falange intermedia. Questo diciamo, dispositivo molto particolare si chiama chiasma di Camper e consente una flessione autonoma delle falangi. Non avete lo stesso grado di flessione a livello dell'interfalangea prossimale distale, ma potete controllarlo molto bene. E questo è possibile attraverso tutto un sistema di regolazioni e proprio attraverso anche la struttura. Questi tendini che poi hanno dei mesotendini particolari, hanno dei dispositivi che li collegano praticamente al piano osseo, attraverso i quali poi decorrono dei vasi, e vedete questi, diciamo, in questo schema, nella diapositiva, come i due tendini, questo è il chiasma, il punto dove il flessore superficiale si divide in due lamine che passano attorno al flessore profondo. Vedete anche, diciamo, questi cosiddetti vincula, no, vinculum al singolare, parola latina, che indica praticamente una, diciamo, una struttura di ancoraggio degli stessi rispetto al piano osseo, no? Queste strutture si vedono molto bene anche con l'ecografia quando si ha la distensione della guaina sinoviale degli stessi. Questa è un'immagine per asse lungo di un tendine flessore, vedete i vincula che legano praticamente questi tendini con l'ambiente periostale delle falangi. Sì, perché i tendini flessori delle dita sono tendini di scorrimento cosiddetti, che hanno una espulsione significativa, per cui sono rivestiti da una guaina sinoviale che nel caso specifico dei flessori è comune, quindi noi abbiamo una guaina singola per il flessore superficiale e il flessore profondo. E noi spesso con i nostri ragazzi andiamo a Barcellona a fare dissezione, abbiamo un rapporto di collaborazione che riguarda il muscolo scheletrico, diciamo, l'aspetto settorio è assolutamente essenziale per capire proprio la complessità anatomica delle strutture che poi si vanno a valutare. Guardate, questa è una dissezione che abbiamo eseguito di un dito e qui voi trovate praticamente le strutture che abbiamo descritto. Questo è il flessore superficiale delle dita. In realtà è la struttura più superficiale a questo livello, alla base del dito, e poi vedete come il flessore superficiale si suddivide nelle due lamine,
che passano a lato del flessore profondo, mentre il flessore profondo si porta distalmente sino a raggiungere la base della falange. Dopo aver tagliato il flessore profondo, ecco l'anatomia del flessore superficiale che vi mostra praticamente la configurazione del cosiddetto chiasma di Camper, con le due lamine che passano sul lato del flessore profondo, poi vanno a riunirsi, no, profondamente ad un tendine che qui ovviamente voi non vedete più perché è stato resecato, per poi andarsi ad inserire a livello della falange intermedia con questi due processi, uno situato più largamente e uno più radialmente. La struttura dei due tendini, questo vedete il flessore profondo preso per asse corto, vedete le due lamine del flessore superficiale che passano a lato del flessore profondo, vedete anche le cosiddette pulegge, noi ne abbiamo una serie, ne parleremo dopo, di strutture che vanno ad ancorare i tendini flessori contro il piano della falange, quindi contro il piano osseo, per consentire, diciamo, una resa biomeccanica maggiore. E questi spessimenti della fascia si vede situata a questo livello e vedete sotto alla pulegge. Andando più distalmente si vede come il flessore superficiale dal lato del flessore profondo si porta profondamente al flessore profondo e quindi distalmente quando noi ci troviamo a scansionare a questo livello abbiamo un tendine unico che è il flessore profondo delle dita, perché il flessore superficiale, abbiamo detto, va ad inserirsi a livello della falange intermedia. Il flessore profondo poi tipicamente è caratterizzato da specie di fessura centrale che si vede anche molto bene nell'immagine anatomica a questo livello, e che non deve essere scambiata per una lesione traumatica, per una, diciamo, una fissurazione longitudinale. C'è un bell'articolo pubblicato recentemente su European Radiology da Lapeg, che è un collega, Frank Lapeg, un collega francese che si occupa di esperto di questa applicazione dell'ecografia, che ha appunto descritto, no, questo disatto da uno split centrale che si vede proprio benissimo con l'ecografia e che è importante non confonderlo. Quindi voi vedete in questa immagine benissimo sia i tendini, vedete le strutture che li ancorano, ovvero sia le pulegge, vedete le bande cruciformi che si localizzano tra le pulegge, per dare, diciamo, stabilità alla disposizione delle pulegge. Vedete la A2, la A3, la A4 e tra la C1, tra la A3 e la A4 e quindi la C3. E queste bande cruciformi sono bande molto molto sottili. Tenete presente che questa è un'immagine in cui lo spessore della banda è 0,02 mm, come effettivamente questa immagine sia quasi un'immagine microscopica, si vede il dettaglio in una maniera assolutamente straordinaria. Come si fa a capire da un punto di vista clinico se se uno di questi tendini, superficiale o profondo, è rotto o è integro? Ci sono delle manovre specifiche. Una è questa che vedete nel video che adesso poi vi attivo e che si ottiene mettendo, diciamo, il vostro dito, il dito dell'esaminatore, a livello a bloccare la falange intermedia, chiedendo poi al paziente di flettere l'interfalangea distale. Se il paziente è in grado di piegare il dito, come vedete a questo livello, e quindi di effettuare la flessione, vuol dire che il tendine flessore profondo è integro. Se non è in grado, vuol dire che è rotto. Vedete il test, il paziente spinge contro resistenza. Per valutare invece diciamo, l'integrità del tendine flessore superficiale delle dita, noi dobbiamo bloccare il tendine flessore profondo. Ricordatevi che il tendine flessore profondo rispetto al superficiale è un tendine in cui le varie lamine che si dirigono alle diverse dita della mano
sono molto meno autonome, per cui se noi andiamo a bloccare le dita che non ci interessano sul tavolo e chiediamo al paziente di flettere il dito, il paziente sarà solo in grado di flettere l'interfalangea prossimale, ma non l'interfalangea distale. Vedete, ripetiamo la manovra, vedete come l'interfalangea distale rimane sostanzialmente stesa, perché con questo tipo di manovra noi abbiamo bloccato il flessore profondo. Il flessore superficiale invece che si inserisce sulla falange intermedia è libero di agire e in questo caso flette l'interfalangea prossimale. Quindi vuol dire che quando il paziente, una volta bloccato il flessore profondo, è in grado di flettere l'interfalangea prossimale, questo significa che il tendine flessore superficiale è integro. Ma ci sono anche tante manovre, alcune di queste possono essere effettuate con l'ecografia. Vedete? Adesso blocco questo video. Vedete questa manovra, no? In cui si mette la sonda a livello del palmo della mano, più o meno a livello del collo del metacarpo, e dopodiché noi quando eseguiamo una flessione passiva dell'interfalangea distale, vediamo il movimento, ah no, qua flettiamo tutto il dito, vediamo corrispondentemente il movimento a livello dei due tendini. Questo è il flessore superficiale, questo è il flessore profondo che slittano l'uno sull'altro. Se noi eseguiamo la manovra invece, come vedete qui, flettendo solo l'interfalangea, vedere il movimento solo nel tendine profondo. Perché? Perché il tendine profondo si inserisce sulla falange distale, il tendine superficiale rimane invece fermo, perché non è stato attivato dalla flessione passiva del dito, dalla flessoestensione passiva del dito. Quindi alternando queste manovre e alternando il test clinico noi possiamo avere un'idea dello stato di questi tendini flessori, che poi dal punto di vista clinico vengono suddivisi per zone di questi tendini, e in genere le lesioni derivano da traumi penetranti, più frequentemente da condizioni di carattere reumatologico che portano alla degenerazione strutturale e poi alla rottura dei tendini, però comunque sia la causa di una rottura di un tendine flessore in genere dipende da un trauma penetrante. La riuscita dell'intervento di riparazione tendinea dipende anche dal livello in cui il tendine si è andato a rompere. Per esempio, vedete qua in questo schema sono indicati i vari livelli di possibile rottura di un tendine. Vedete un livello distale, zona 1, poi vedete una zona 2. Parte dall'interfalangea prossimale e va più prossimalmente sino più o meno alla parte piedistale del palmo della mano, poi avete una zona 3, palmo prossimale, avete il tunnel carpale zona 4 e avete l'area prossimale rispetto al tunnel carpale grado 5. Allora, la riuscita dell'intervento, il pollice poi vedete che ha le sue aree particolari. La riuscita dell'intervento dipende fondamentalmente dalla sede in cui si ha la lesione. E quando il tendine si rompe, cosa che è molto frequente in zona 2, e anche in zona 1 se vogliamo, lo spazio che ha il chirurgo per riparare con successo la rottura è veramente molto molto esiguo. Questo è perché il tendine, avete visto, passa in un tunnel delimitato dalle puleggie, delimitato dalle bande cruciforme, molto molto stretto. Abbiamo il tendine flessore, abbiamo le lamine del tendine, abbiamo il tendine flessore profondo, le lamine del tendine flessore superficiale, per cui quando si ha l'intervento riparativo e si ha un'alterazione di volume di queste strutture dovute alla sutura, dovuta a tutta una serie di fattori non secondari, gli aspetti fibrotici che accompagnano poi l'intervento operatorio per la ristrutturazione della continuità tendinea, ebbene anche una cosa minima, anche un problema volumetrico indotto inferiore al millimetro può causare poi delle conseguenze funeste dal punto di vista della biomeccanica, per cui diciamo lo spazio che il chirurgo ha
per agire in zona 2 a questo livello è molto molto limitato, per cui l'intervento deve essere assolutamente perfetto e non c'è margine d'errore. Tant'è vero che quest'area viene comunemente detta no man's land, cioè non è un'area nel quale l'uomo può metterci mano. Quando si rompono tutti e due i tendini, teoricamente bisogna operarli entrambi, però non, può essere può esserci l'evidenza, l'occasione nella quale per liberare il tunnel osteofibroso dove passano i tendini flessori, si possa decidere di sacrificare il tendine flessore superficiale in favore del tendine flessore profondo, che biomeccanicamente è più significativo, perché si inserisce distalmente. Allora, cosa può vedere di fronte a una rottura tendinale ecografia? L'ecografia è fantastica perché vede se la rottura è completa, se la rottura è parziale, ma soprattutto aiuta a capire la sede precisa della rottura e l'entità della retrazione del moncone prossimale del tendine, entità che è significativa nel caso dei tendini flessori. Perché nel momento in cui il tendine flessore è rotto, lo stato di tonicità muscolare lo sostanzialmente porta il tendine ad allontanarsi dalla sede della rottura, causando una retrazione. Poi con il tempo cosa si ha? Si ha una progressiva atrofia della struttura muscolare, per cui il tendine tende a retrarsi sempre di più. Ora, cosa vuole sapere il chirurgo? Vuole sapere dov'è la lesione, in zona 2, in zona 3, in zona 4, e una volta che sa l'area, sa la zona dove è stato coinvolto, la cosa nelle lesioni penetranti è anche piuttosto facile da capire, vuole anche capire dove deve andare a prendere il moncone prossimale retratto per riportarlo in sede ed effettuare la sua sutura con il tendine distale. Ci sono diverse tecniche chirurgiche poi per fare questo. E in questo l'ecografia è una tecnica assolutamente precisa. Vedete una lesione selettiva del flessore superficiale, vedete il flessore profondo continuo, il flessore superficiale che si interrompe a questo livello. Si tratta di un'immagine in asse lungo. Questo è lo stesso paziente esaminato in asse corto. Vedete i tendini flessori, quindi il flessore superficiale e il flessore profondo. Attivo il video, vedete che il superficiale è scomparso, abbiamo un tendine solo per il profondo. E dopodiché vedete distalmente le lamine del superficiale che passano a lato del tendine flessore profondo in una posizione più distale. Quindi abbiamo studiato il tendine dal livello in cui lui era integro, questa è l'area del gap, l'area della lesione, per poi andare a recuperare, diciamo, la parte più distale. Nello stesso tempo l'ecografia è in grado di rilevare un insieme di dettagli veramente fini, qual è per esempio lo stato di integrità dei nervi collaterali del dito. Vedete, questi sono i fascicoli di un nervo collaterale del dito e vedete che se noi seguiamo questi fascicoli prossimalmente, io sto andando indietro con il video, vedete come il nervo qua è stato praticamente resecato, no? Cioè, quindi il trauma penetrante in questo caso specifico ha causato la lesione non solo del tendine, ma anche il nervo. Guardate il nervo preso per asse corto, attivo il video, vedete il nervo, qua non c'è più nervo e qua il nervo distalmente. Quindi vedete come l'accuratezza sia microscopica, posso dire. Cioè, noi siamo in grado di rilevare non solo le strutture che sono, diciamo, dimensionalmente al di sotto del millimetro, ma siamo in grado di rilevare anche le lesioni che coinvolgono queste strutture così piccole. Un'altra cosa che gli ultrasuoni possono definire molto bene è la presenza di aderenze. E questo come si può valutare? Si può valutare ovviamente eseguendo delle manovre dinamiche e esplorando l'ambiente tendino nella sede della lesione, dove noi potremo avere delle disomogeneità del tendine, il tendine può perdere l'ecostruttura fibrillare, vedete costale, ma distalmente a livello di lesione vedete come si perde completamente la struttura tendinea e vedete come sul peritendine, cioè sull'ambiente subito circostante alle fibre del flessore superficiale,
noi abbiamo tutta una serie di immagini che si approfondano nel contesto del tessuto sottocutaneo e che sono relative appunto alle aderenze che la guaina tendina ha formato con il tessuto circostante. Le aderenze ovviamente sono il grosso problema, no? Degli esiti di una lesione traumatica dei tendini flessori, perché ovviamente vanno a ostacolare il movimento tendineo, quindi non consentono una restituzione funzionale completa. Nel contesto tendineo siamo anche in grado di rilevare le suture, i fili di sutura, possiamo capire la modalità di anastomosi, possiamo anche capire a seconda di come si presentano i fili di sutura, che tipo di spessore questi hanno, quindi che diciamo calibro è stato utilizzato dei fili di sutura a livello tendineo. Tutte queste cose sono aspetti che l'alta risoluzione ci consente di definire molto bene. Nel post-operatorio, poi, i segni di rirottura o di come dire, insuccesso chirurgico sono il rilievo di una discontinuità del tendine nella sede di riparazione. Vedete voi qua cosa vedete? Vedete il flessore superficiale che passa a ponte integro sopra il flessore profondo che invece ha un gap a questo livello. Quindi vuol dire che non c'è una continuità delle fibre in mezzo. Tra l'altro nel gap voi vedete oltre al versamento che cosa? Un filo di sutura che flotta dentro il versamento, no? E questa non è una normale presa per un filo di sutura. Questo vuol dire che durante probabilmente la riabilitazione, i movimenti troppo accentuati di estensione hanno portato ad una lieve lacerazione della sede di riparazione, per cui il filo di sutura è assolutamente stabile dentro il moncone prossimale, ma in questo caso non sufficientemente ancorato al moncone distale. Quando poi noi abbiamo diciamo, la rirottura completa, naturalmente il tendine si retrae moltissimo. Guardate nell'immagine in basso, dov'è il tendine? Non lo vediamo più. Il tendine è completamente scomparso dal campo di vista. Quello che noi vediamo un letto tendineo vuoto, contenente dei detriti fondamentalmente e contenente un filo di sutura che a quel punto flotta praticamente libero, non è ancorato a nessun tipo di tendine perché si è, diciamo, lacerato di nuovo, si è lacerata la continuità. Le aderenze sono di diverso grado, possono essere di grado lieve e allora quando noi chiediamo al paziente di muovere il tendine, quindi attraverso un movimento di flesso-estensione passiva, noi possiamo vedere il tendine che si muove senza trascinarsi nulla di tutto ciò che lo circonda, però possiamo vedere come diciamo, come segno della presenza di aderenze, come il tendine nel suo movimento, come dire, non scorra in modo assolutamente neutro rispetto alle strutture esterne, ma come durante il movimento, durante lo scorrimento, si trazioni parte delle strutture che lo circondano. Questo è diciamo, la dimostrazione dinamica delle aderenze. Guardate questo video, si vedono le aderenze a questo livello e quando si chiede al paziente, quando si muove il tendine, vedete come il tendine risulti molto ancorato rispetto ai tessuti circostanti e questo per la presenza di aderenze. Guardate come vi sia questa immagine verticale ipoecogena a diverso livello, no? Sottocutaneo, è come queste linee verticali in genere rappresentino strie fibrotiche. Abbiamo detto che i tendini flessori sono stabilizzati dalle pulegge, no? E noi ne abbiamo cinque pulegge. Una è situata molto prossima, in sede molto prossima, a livello della testa del metacarpo, e la vediamo a questo livello in questa immagine cadaverica. Dopodiché noi abbiamo la puleggia 2, a 3, a 4 e a 5 che si dispongono successivamente lungo il decorso tendineo. La 1 quindi è a livello della testa metacarpale, come la 3 a livello della testa della falange prossimale, e la 5 a livello della testa della falange intermedia. La A2 e A4 invece si ancorano
sul terzo prossimale, sulla metà prossimale sostanzialmente della diafisi della falange prossimale intermedia rispettivamente. Quindi abbiamo due situazioni diverse, no? Le dispari e le pari. Le pari si localizzano non esattamente a livello della testa e a livello del piano articolare fondamentalmente, ma si localizzano all'esterno di esso e sono quelle che sono biomeccanicamente più importanti. Abbiamo già visto questa immagine della puleggia, vedete come la puleggia abbraccia praticamente i tendini flessori, stabilizzandone diciamo, il decorso durante la contrazione del muscolo. Perché se voi vi riferite a questa immagine molto bella, cadaverica, nel quale vedete tutta la serie di puleggi, vi rendete conto come queste possano lavorare durante la contrazione del muscolo. Il muscolo si contrae e ovviamente le puleggi impediscono che il tendine si dislochi ventralmente, cioè si sublussi anteriormente. Questo consente ovviamente di trasmettere la forza contrattile del muscolo in modo molto più efficiente. Abbiamo una patologia specifica a carico delle pulegge, una è il cosiddetto dito a scatto, no? Una condizione comunissima che potete riscontrare con l'ecografia in qualsiasi ambulatorio, perché è una condizione talmente diciamo comune che è frequente che un paziente venga inviato all'osservazione per questo tipo di patologia. Si tratta di un conflitto tra la puleggia, in questo caso la puleggia A1, la prima della serie, e i tendini flessori che, passando al di sotto della puleggia, diciamo trovano un ostacolo allo scorrimento. E diciamo, si tratta di una condizione che nasce da, come dire, dal gatto che si morde la coda, no? Che insegue la coda, no? Cioè in realtà il tendine, a seguito di uno sforzo in genere, tende ad aumentare di calibro. Aumentando di calibro, non riesce a passare al di sotto della puleggia, la puleggia si infiamma, per cui tende a dispersirsi. C'è un ciclo vizioso che porta alla fine ad avere dei tendini molto, molto edematosi che non riescono a scorrere al di sotto di una puleggia ispessita che assottiglia moltissimo il canale di scorrimento dei flessori. E quando noi abbiamo diciamo, il tipico dito a scatto, noi vediamo quello che voi vedete nell'animazione, cioè invitiamo il paziente ad estendere le dita, a un certo punto noi abbiamo un'ostacolata estensione del dito coinvolto, in questo caso il quarto dito, che poi a un certo punto scatterà improvvisamente. Questo è il dito a scatto. Il medio è il più comunemente coinvolto da questa condizione. Ricordatevi che c'è una buona associazione tra quello che è il dito a scatto e il tunnel carpale, perché si tratta di patologie che coinvolgono i retinacoli, è spesso osservata anche nei pazienti diabetici. Quando noi abbiamo un dito a scatto, con l'ecografia cosa vediamo? Con l'ecografia vediamo una puleggia estremamente spessa, molto ispessita. Vediamo i tendini costretti praticamente dentro lo spazio confinato della puleggia. Prossimalmente e distalmente alla puleggia i tendini tendono a diventare più grossi proprio per l'edema, per la difficoltà che hanno loro a scorrere al di sotto del tunnel troppo stretto. E quando noi switchiamo il Doppler, cioè usiamo il Doppler, noi ci rendiamo conto come la puleggia, nei casi di dito a scatto, tende ad essere estremamente vascolarizzata, quindi ad avere un aspetto ipervascolare al Doppler. Questo è lo scorrimento dei tendini, dimostrato per asse lungo, vedete i tendini flessori a questo livello, in un caso di dito a scatto. Dov'è la puleggia? È in questa sede, no? Questa è la puleggia e questo è il tendine che scorre al di sotto della puleggia. Io attivo il video, vi renderete conto come in questa sede c'è un alterato scorrimento. Il tendine fa fatica a passare al di sotto della puleggia. Questo, vedete, è un artefatto da anisotropia,
dei tendini, perché qui cambia l'orientamento delle loro fibre. Molto spesso, quando abbiamo un dito a scatto, noi abbiamo anche diciamo, a seguito dell'attrito, il passaggio di versamento contenuto nella guaina tendinea all'esterno della guaina stessa, attraverso microfenestrazioni di carattere post-traumatico, microtraumatico dovuto all'attrito, per cui noi abbiamo la formazione di cisti, che sono cisti calcisti, vedete, questa è la puleggia A2, vedete come la cisti si sviluppa in questa sede, no? Proprio a livello dello spazio tra tendine e puleggia, lì è la sede dell'attrito e lì è quindi la possibile sede di estrusione di fluido dalla guaina sinoviale dei tendini. Dopodiché noi abbiamo altre condizioni che possono coinvolgere le pulegge. Il dito dello scalatore è una delle condizioni più classiche e in questo caso le pulegge coinvolte non sono la A1 come il dito a scatto, ma sono le pulegge A2, A3 e A4. In genere quella che si rompe per prima è la A2, dopodiché si può avere, diciamo, per rotture maggiori, un'associazione tra A2 e quando noi abbiamo la rottura di queste pulegge. Abbiamo la sublussazione, la lussazione anteriore. Questo provoca sostanzialmente un aumento della distanza tra tendine e osso, è praticamente come se fosse la corda di un arco che si allontana Avviene perché avviene negli scalatori. Loro, sapete che usano delle prese. Le prese certe volte sono, come dire, molto critiche, perché loro magari usano una o due dita per sostenere tutto il peso del corpo, no? Questa è una presa che si chiama crimp grip ed è una presa estremamente efficace, in cui praticamente lo scalatore, l'alpinista in sostanza appoggia il peso sulla falange distale. E tenendo flessa a 90 gradi l'interfalangea prossimale. Però è ovviamente una presa che porta ad uno stress, pensate, tutto il peso del corpo agganciato su queste dita, uno stress pauroso a livello delle pulegge e dei flessori. I flessori sono tendini robusti, le pulegge ovviamente sono delle piccole bande, per cui queste si possono lesionare, si possono spaccare e allora si ha la, diciamo, dislocazione dei tendini in sede più ventrale. Lo sapete, no? Gli scalatori certe volte si passano dei cerotti, no? Tutto attorno alle dita, come quasi a voler rinforzare diciamo, i sistemi di pulegge, no? Si stringono il dito per evitare il rischio che le pulegge si rompano. E questa è una lesione sport specifica, perché si localizza specificamente in questo gruppo di atleti. Chiaramente noi possiamo avere rottura delle pulegge anche in altri contesti, non necessariamente negli atleti. Guardate cosa avviene quando si ha la rottura di una pulegge. Guardate l'osso, l'osso a questo livello. Questi sono i tendini flessori, vedete il profondo al centro, le due lamine del flessore superficiale ai lati. Attivo il video e vi rendete conto come durante la contrazione contrastata del dito si abbia un allontanamento dei tendini dal piano osseo. Lo vedete molto bene, poi naturalmente il versamento migra tra tendini stessi e osso. Questo è il segno tipico della rottura delle pulegge negli scalatori. E questo è quello che abbiamo un pochettino simulato nella sala settori. I tendini flessori si sono dislocati anteriormente, no? Causando durante flessione contrastata del dito quasi una tumefazione che sembra, diciamo, una massa del dito che invece non lo è. Quindi, quando poniamo la sonda qua sopra, questo è quello che vediamo. Vediamo i tendini flessori a distanza rispetto al piano osseo, non vediamo. E vediamo il versamento se la lesione è acuta, che tende a migrare profondamente rispetto al piano dei flessori stessi. Poi possiamo avere delle lesioni parziali in cui, diciamo, la puleggia può essere disomogenea, ma la riuscite sempre a riconoscere. Questo è un caso
vedete la puleggia ispessita a questo livello, però non è constata del dito, voi riuscite anche se la puleggia non è del tutto lesionata, riuscite a vedere, a valutare l'insufficienza funzionale della puleggia andando a misurare dal lato sano e dal lato affetto la distanza tra tendine e osso. Guardate, questo è il lato sano, vedete come il tendine è schiacciato dalla puleggia, questo è il piano osso, è come si sgancia dal piano osso a questo livello. Questa è la stessa immagine ottenuta dal lato affetto durante flessione contrastata. E allora a questo punto voi vi rendete conto dal piano osseo e vedete anche come la puleggia sia ispessita. E questo vi fa capire, diciamo, che la puleggia è insufficiente per quanto riguarda la sua azione funzionale. Sul versante dorsale delle dita noi abbiamo i tendini estensori. I tendini estensori, ahimè, sono ancora più complicati dei tendini flessori. No? Quando i tendini estensori raggiungono sostanzialmente la nocca, no? Quando arrivano alla base delle lamine, no? Una delle lamine è la cosiddetta lamina centrale che va ad inserirsi sulla base della falange intermedia. Dopodiché abbiamo due componenti esterne che sono una radiale e una ulnare, che sono le bande laterali che passano su ciascun lato della banda centrale per andarsi poi a riunire distalmente e ad inserirsi sulla base della e anche la banda centrale sono raggiunte dai lombricali e dagli interossei, diciamo, i tendini di queste strutture che sono alloggiate a livello del palmo della mano. Diciamo, la complessità della lamina estensoria è tale da determinare appunto una enorme libertà di movimento a diverso grado l'interfalangea prossimale e l'interfalangea distale. Vedete l'assetto, no, della banda centrale che si va ad inserire sulla base della falange intermedia, e poi vedete diciamo, lamina laterale che passa a fianco. Quindi alla fine dei conti ciascun dito ha sei muscoli che controllano il suo movimento. Questi che muscoli sono? Sono i tre muscoli intrinseci, i due flessori lunghi, e l'abbiamo visti, uno, eccetto il dito mignolo e il dito indice, che sono dita molto importanti dal punto di vista biomeccanico e come tali sono protette dalla natura con un tendine estensore addizionale. Dopodiché abbiamo i muscoli intrinseci che ovviamente forniscono i loro tendini alla lamina estensoria, e che sono appunto l'interosse, i dorsali, i palmari e i lombricali. Quindi questa è la diciamo, dissezione di un dito che vi mostra il tendine estensore alla base, che sembra proprio un vero e proprio tendine, no? È una struttura abbastanza limitata, poi il tendine si amplia lateralmente, tale che si va ad inserire a questo livello, e poi vedete molto bene in questa immagine le due lamine laterali, la falange prossimale per inserirsi alla base dell'interfalangea distale. Quando noi vogliamo controllare lo stato delle bande tendine, noi dobbiamo naturalmente farlo dinamicamente. Ovvero sia, se vogliamo controllare l'inserzione distale delle lamine laterali, dobbiamo flettere, scusate, se vogliamo controllare l'inserzione della banda centrale sull'interfalangea prossimale, dobbiamo flettere la falange intermedia. E allora vedrete la banda centrale che si inserisce sulla base della falange intermedia. Questo significa che la banda è integra. Se noi poi andiamo a spostare la sonda un pochettino più a lato, noi vediamo, diciamo, che c'è un'ampia componente tendinosa
che scorre a lato, e questa è la banda laterale. Vedete come la banda laterale, attivo il video nuovamente, non si inserisce a livello dell'interfalangea prossimale, ma la attende a livello dell'interfalangea distale. Per cui la struttura, dal punto di vista anatomico, è molto molto complessa. Noi abbiamo questa lamina centrale, abbiamo le lamine laterali, e abbiamo il rinforzo dei tendini dell'ombricale degli interossei, e più distalmente noi abbiamo delle strutture di stabilizzazione che vanno a stabilizzare fondamentalmente la tangente media. E a questo livello noi abbiamo poi una serie di retinacoli, questo è il legamento triangolare tra le due lamine laterali, poi abbiamo un legamento trasverso che è localizzato più ventralmente sul versante radiale e ulnare del dito, che mantengono praticamente in sede, cioè in posizione, queste lamine laterali per consentirne diciamo, un'azione efficiente. Abbiamo poi anche un legamento obliquo retinacolare che si chiama legamento di Lanz-Meyer, che è ritenuto essere abbastanza importante per capire diciamo, cosa succede in alcune condizioni patologiche. E gli ombricali sono molto interessanti, l'ombricale ovviamente l'ombrico, no? Cioè sono perché si chiamano l'ombricale? Perché sono molto affusolati e si vanno ad inserire sul versante radiale della lamina estensoria, contribuendo diciamo, al funzionamento della lamina laterale della stessa. Noi abbiamo dei muscoli unipennati che sono i più radiali, che hanno un ventre muscolare unico, e poi abbiamo dei muscoli bipennati che sono invece più ulnari a livello del terzo e del quarto spazio. Vedete, questo è unipennato, tant'è vero che si aggancia al tendine flessore profondo, ad un tendine solo. Ricordatevi che i lombricali sono muscoli che originano dal tendine flessore profondo a livello del palmo della mano. Questo invece è un muscolo che origina da due tendini adiacenti, sempre flessori profondi, del terzo e del quarto dito. Dopodiché cosa fa il lombricale? Passa ventralmente rispetto al legamento trasverso metacarpale e poi usa questo legamento come per ridirezionare, a rinforzare la parte distale, sostanzialmente raggiunge la banda laterale radiale del tendine estensore. Non so se avete esperienza con l'ecografia della mano, ma questo è praticamente il livello delle pulegge A1. Voi avete le placche palmari a questo livello profondamente ai tendini flessori, stiamo scansionando i tendini flessori alla base delle dita, e vedete come vi sia questo legamento trasverso, che è il legamento trasverso metacarpale profondo, che separa un muscolo localizzato ventralmente, che è l'ombricale, dall'interosse, questo è l'interosse ventrale. E questo ovviamente è la testa di due metri. All'ombricale noi abbiamo l'arteria digitale, avremo anche lì un peduncolo vascolo nervoso, per cui abbiamo il nervo digitale comune, che poi si biforcherà nelle componenti proprie, ulnare e radiale di dita adiacenti. E in questa immagine vedete anche il tendine dell'ombricale, che è centrico. L'ombricale poi si può seguire con l'eco e si vede come passa in una posizione un pochettino più ventrale rispetto alla posizione della banda laterale della lamina estensoria. Eccolo qua, questo è l'ombricale che migra distalmente per agganciarsi sulla lamina estensoria, e questo è l'interosseo dorsale, che anch'esso contribuirà sia a rinforzare la capsula della metacarpofalangea che a rinforzare anch'esso la Vedete come termina l'ombricale, no? Con una
diciamo, con le fibre, che dire, rinforzare diciamo, i contributi di fibre offerti. Allora, che cosa sono i lombricali? Sono delle strutture di regolazione fine. Sono delle strutture molto interessanti che consentono di sostanzialmente di governare il movimento con grandissima precisione. E nell'uomo queste strutture che derivano dal muscolo piccolo, perché poi l'ombelicale è un muscolo da niente, sono caratterizzate da un alto numero di propriocettori intramuscolari, ovvero sia sono strutture che si sono differenziate per consentire all'uomo di effettuare con grande precisione movimenti fini e autonomi tra dita adiacenti, no? Quello che è interessante notare è come dai primati all'uomo, quindi sulla base di un percorso evolutivo, si abbia la densità, se vogliamo, l'evoluzione della specie. Da tenere presente che soprattutto i primi due, quelli che ricevono fibre dal mediano, hanno un'altissima densità di questi propriocettori muscolari che consentono di effettuare perché i movimenti di precisione sono più che altro governati dal pollice, dall'indice, e un po' meno dal medio e dall'anulare. I tendini estensori stabilizzati a livello della testa del metacarpo da un retinacolo che si chiama banda sagittale. Noi abbiamo in realtà due bande sagittali, una sul versante radiale, una sul versante ulnare del tendine estensore. E queste bande sagittali si suddividono in una lamina superficiale e in una lamina profonda, che poi vanno ad anastomizzarsi con analoghe lamine della banda sagittale localizzata dall'altro lato. Cosa avviene quando noi chiudiamo il pugno sostanzialmente o flettiamo le dita? Avviene che queste bande sagittali stabilizzano i tendini estensori nel mezzo praticamente della nocca, no? E se voi chiudete il pugno e guardate il vostro tendine estensore, non slitta a lato della bocca, ma è orientato sempre in modo costante al centro della testa del metacarpo. Quando si ha la rottura della banda, il tendine estensore durante flessione del dito cosa fa? Slitta fuori e abbandona la sua posizione corretta per portarsi a lato del dito. Guardate questo esempio di un paziente con lassità congenita del connettivo, è un LR danlos, e si vede l'estensore come slitti a lato della nocca durante la flessione delle dita. Questa è una variante normale, naturalmente. Poi ci sono delle condizioni, come per esempio i pugili, dove a seguito degli shock, no, dovuti ai pugni, si ha la rottura di queste bande sagittali e quindi lo slittamento dei tendini estensori a lato del dito. Guardate queste immagini. In questa immagine voi avete la testa del metacarpo, avete il tendine correttamente orientato al centro. Questa è un'immagine ottenuta col dito in estensione. Dopodiché, invitando il paziente a chiudere il pugno, si vede il tendine estensore che slitta a lato, sostanzialmente migra in una posizione più ventrale e poi viene rilocato praticamente nella posizione originale durante l'estensione. Diciamo, la valutazione ovviamente clinica nella fase di acuzie, quando diciamo può non essere semplice capire la situazione, e inoltre l'ecografia può consentire anche di valutare lo stato
tendine estensore. A quel livello comune del tendine estensore. Carlo, mi senti? Perché è una condizione che sì? Carlo, mi senti? Sì, ti sento. Ogni tanto ti perdiamo noi per la tua connessione. Adesso mi sentite? Adesso ti sentiamo, okay. Sì, grazie. Allora, questa è una lesione molto comune diciamo, qualsiasi persona può causarsela con un trauma minore, diciamo assolutamente casuale, lasciando praticamente colpendo il dito mentre tende all'estensione attraverso una direzione del trauma che lo porta in flessione. Questo crea un meccanismo eccentrico per cui si può avere lo sganciamento delle lamine laterali dalla base della falange distale. Quando queste lamine si sganciano, ovviamente noi non possiamo avere più l'estensione dell'interfalangea distale. E questa è la deformità tipica che può essere apprezzabile. Noi abbiamo due tipologie di lesioni, in alcuni casi noi possiamo avere una frattura alla base della falange distale con avulsione del frammento in continuità con le bande laterali, o altrimenti noi possiamo avere semplicemente una lesione del tendine senza frattura. Con la frattura l'esame radiografico è sufficiente per dare informazione alla condizione, ma in caso di assenza di frattura l'ecografia ha un valore molto importante nel rilevare la discontinuità tendinea. Guardate, in questo caso si vede il tendine che diventa un po' più spesso avvicinandosi alla falange distale, qui dovrebbe diventare semmai più sottile, e poi abbiamo quest'area nel quale non riusciamo a capire se il tendine effettivamente è integro e si inserisce normalmente sulla falange distale o no. In questo caso ricordatevi che vedere passivamente l'interfalangea distale per valutare cosa avviene a carico del tendine estensore. In questo caso vedete che durante il movimento non si ha nessuna trasmissione dello stesso a livello della lamina laterale. Questo indica che le lamine laterali sono sganciate rispetto all'inserzione distale. Vi rifaccio vedere il video, vedete le bande laterali ferme mentre l'osso si muove con il gap che tende a diventare più grande durante la flessione. E un'altra alterazione che è relativamente comune è il cosiddetto dito a boutonniere, no? Nel quale noi abbiamo una deformità che provoca una iperflessione dell'interfalangea prossimale e un'iperestensione dell'interfalangea distale a seguito della rottura della banda centrale. Vedete, la banda centrale si inserisce a questo livello, la banda si inserisce sulla base della falange distale. Il fatto che la banda centrale è depressiva sull'interfalangea prossimale, per cui una lesione della banda centrale provoca una deformità in flessione dell'interfalangea prossimale stessa. Questo può avvenire attraverso un trauma o spesso può essere anche di carattere reumatologico. In artrite reumatoide, voi sapete, il boutonniere è molto comune. E qual è la causa del boutonniere nell'artrite reumatoide? È il fatto che l'inserzione del tendine passa subito sopra il piano articolare. Quindi la sinovia che si localizza a questo livello va a erodere le fibre dal versante profondo e anche se non è in grado, in molti casi, nella maggior parte dei casi, a determinare una rottura, una discontinuità del tendine, però ne provoca una allungamento. Così il tendine diventa, si allunga a quel livello per
progressivo sfilacciamento, l'alterazione del butoniero. Vedete, questo è un caso nel quale noi abbiamo una transezione della banda centrale del tendine estensore in questa sede. Vedete, il tendine estensore è effettivamente interrotto. Questa è la base della falange intermedia che lo stiamo muovendo su e giù per vedere. Vedete, diciamo, le immagini sul piano trasverso, cosa avviene in questi casi? Avviene che le bande laterali migrano ventralmente, vedete, questa è la posizione delle bande laterali. Quando noi abbiamo una lesione della banda centrale, loro si spostano, si dislocano, sublussano ventralmente. Confrontate queste due immagini ottenute a livello della falange prossimale. Questa nel dito controlaterale sano, vedete la banda centrale e vedete le bande laterali, che sono sostanzialmente in continuità con la centrale. Questa è la lato affetto, vedete come le bande laterali sono andate molto più ventralmente a seguito della lesione. Poi ricordatevi che esiste uno pseudobutoniero. Cos'è lo pseudobutoniero? È una lesione che sembra un butoniero, ma non è causata da uno sganciamento della lamina centrale del tendine estensore, cioè il tendine che si va ad inserire a questo livello è integro, non è rotto. Quello che è il problema deriva invece dalla lesione della placca palmare, che è una struttura di rinforzo della capsula articolare sul versante ventrale e dita. Allora, quando noi abbiamo una di queste lesioni che in genere conseguono ad un trauma sulla punta del dito, come una pallonata che uno prende sulla punta, oppure a una lesione in iperestensione, noi possiamo vedere lo sganciamento della placca palmare sul versante ventrale, può essere associato. È l'avvio del legamento collaterale accessorio e tutto, diciamo, alterazione dello stato di tensionamento della lamina estensoria, per cui la lamina è agganciata regolarmente alla base della falange intermedia, però la lesione penetrante coinvolgeva non solo la banda centrale, ma coinvolgeva anche una delle lamine laterali. E allora andando a valutare, mettendo la sonda in asse lungo sulla lamina laterale, questa è la dinamica e questa è cosa era possibile vedere. Vedete, completamente bloccata nel contesto di tessuto fibrotico relativo al trauma penetrante. Questo era un caso nel quale l'ecografia ha dato un contributo perché ha consentito di valutare selettivamente le componenti del tendine estensore e alla domanda del perché dopo un intervento di struttura della banda centrale ci fosse ancora sintomatologia tale di potenza funzionale più l'ecografia ha dato una risposta precisa riguardo alla causa. Questo è un altro caso molto carino, secondo me, di un paziente che ha avuto una frattura a livello della falange prossimale del terzo dito e dopo l'intervento, dopo ovviamente aver eseguito l'intervento, dopo l'immobilizzazione post-intervento, il paziente ha cercato di muovere il dito e chiedendo al paziente di flettere il dito medio, questo era il risultato. Cercava di flettere e non si fletteva assolutamente niente. Perché? Allora, con l'ecografia abbiamo messo il traduttore sul versante dorsale del dito e sul versante dorsale del dito si poteva vedere la banda centrale, vedete questa è la lamina estensoria, e questo che cos'è? Questa è la placca che avevano messo per stabilizzare la frattura della falange prossimale. E questo è la vite. La vite per fissare la placca alla falange, ma se fate caso, la posizione della vite è superficiale rispetto alla posizione del tendine. Questo cosa vuol dire? Che hanno inchiodato praticamente il tendine alla placca. In più, girando la sonda e mettendola sul versante ventrale del dito,
Questo era quello che siamo stati in grado di vedere, cioè la stessa vite praticamente perforava il piano osseo, penetrava all'interno dei flessori, andando sostanzialmente a bloccare anche i tendini flessori. Abbiamo chiamato questo caso il dito a kebab, no? Proprio perché c'è stata una fissazione. Per così dire, iatrogena sia del lato estensorio sia del lato flessorio, con, ahimè, impossibilità completa del paziente a flettere e estendere. Provate a fare questa cosa con la risonanza magnetica. Cioè, con la risonanza magnetica, tutti i mezzi di osteosintesi, ovviamente, per quanto voi utilizziate delle sequenze ATE a ridurre gli artefatti, però è chiaro che nell'immediata vicinanza del metallo, voi non riuscite ad avere il dettaglio che avrete con l'ecografia. Inoltre, l'ecografia è una tecnica dinamica che vi consente quindi di rilevare, diciamo, lo stato funzionale delle singole strutture in maniera estremamente dettagliata durante il movimento che voi stessi potete indurre a livello dell'area di interesse. In questo caso, oggi abbiamo fatto questa chiacchierata sulle dita. Quindi, penso che adesso non voglio tediarvi ulteriormente e penso di fermarmi qua, ma vi assicuro che la quantità di strutture da valutare in un distretto che sembra così selettivo, così piccolo come quella del dito, potrebbe portarci a una discussione che si prolungherebbe anche durante tutta la serata. Perché ci sono talmente tante cose che l'ecografia è in grado di dimostrare, se devo dire, molto più efficacemente della risonanza magnetica, che quello che avete visto oggi è semplicemente la punta dell'iceberg. Che cosa ha l'ecografia rispetto alla risonanza magnetica di vantaggio? È un'indagine clinica. Voi visitate il paziente, vi fate un'idea del problema, dopodiché mettete la sonda e avete la conferma del vostro pensiero diagnante. Vi aiuta paradossalmente, quando la usate, diventate esperti in questo tipo di indagine, voi diventate anche espertissimi a visitare i pazienti, no? Certe volte è curioso vedere un ortopedico che magari sa visitare meno bene di voi un paziente, proprio perché voi avete con l'ecografia il riscontro immediato di quello che voi andate a studiare, no? Quindi estremamente di dettaglio, con risoluzione più alta. L'indagine è in dinamica, che è questo del muscolo scheletrico, voglio dire, non mi sembra trascurabile. E inoltre, ovviamente, è un'indagine a basso costo, ma estremamente efficace dal punto di vista diagnostico. Io spero che questa lezione, possa essere, come dire, possa avervi ispirato verso la complessità dell'ecografia e, se vogliamo, anche la complessità del distretto muscolo scheletrico. E spero che quindi, facciate un pensiero proprio a questa indagine, che non deve essere considerata qualche cosa di vecchio, qualche cosa di meno performante di una workstation in 3D, 4D, cose del genere, no? Ma è qualche cosa che, caratterizza in modo specifico la funzione clinica del radiologo. Voi avete il paziente di fronte a voi, voi parlate con il paziente, voi lo visitate e voi soprattutto risolvete in prima istanza un problema diagnostico, smistando poi il paziente stesso, se necessario, sulle macchine pesanti. Sentite l'ambulanza sullo sfondo. Io con questo vi ringrazio dell'attenzione e ringrazio ancora davvero Alessandro Carriero per il cortese invito. Grazie Carlo, sono noi che ti ringraziamo per averci aperto un mondo, perché al di là dell'ecografia è proprio il distretto anatomico che hai trattato e io sono rimasto affascinato da questa lezione perché
Non avevo neanche, per essere sincero, l'onestà intellettuale mi contraddistingue, non avevo neanche idea di tutti questi muscoli e di tutti i piccoli ricordi di anatomia, ma davvero la complessità di una mano è paragonabile alla complessità di un neurone, di un sistema nervoso. È Sì. una grande situazione che tu ci hai presentato. Volevo farti una domanda, magari sarà banale per te. L'elastosonografia in questo gioco entra No, o cioè il punto dell'applicazione dell'elastosonografia, almeno questa è la mia opinione personale. Allora, tecnica che ovviamente ben si presta a pubblicazioni scientifiche e finché noi dobbiamo preparare un paper, è ok. No? Noi diciamo, abbiamo studiato le tendinopatie con l'elastosonografia. Questi sono i risultati. Ma se noi dobbiamo applicare la tecnica nella routine quotidiana, cioè per risolvere un problema clinico reale, devo dire che l'elastografia alla fine si positivizza molto spesso quando diciamo, già ci sono dei segni che sono apprezzabili nell'immagine in scala dei grigi, cioè a me non serve l'elastosonografia quando io sono già in grado con la scala dei grigi di vedere in quel punto il problema. Perdo del tempo, il risultato che ottengo non è proprio, come dicono gli inglesi, reliable, no? Perché io faccio un'acquisizione o un risultato, un mio collega fa sullo stesso settore un'altra acquisizione, ha un altro risultato. Secondo me è promettente, ma non siamo ancora alle fasi mature di applicazione dell'indagine nel muscolo scheletrico. Tieni conto che una cosa è dire io ho un nodulo all'interno di un parenchima omogeneo, quale può essere il fegato. Nel muscolo scheletrico noi abbiamo dei piani, diciamo, estremamente eterogenei dal punto di vista della compressibilità, dal punto di vista delle interfacce speculari, del proprio piani anatomici diversi, possa lavorare bene nell'ambito in cui tu hai un nodulo all'interno di qualche cosa più omogeneo. Su un distretto come quello che hai visto la quantità di strutture, cioè l'informazione da estrapolare, ma non so fino a che punto è utile da un certo punto di vista, o è forzato, cioè, pensare di poterla tirare fuori con l'elastosonografia. Certo, poi c'è l'uso, per esempio, nelle lesioni muscolari di grado 1, quando diciamo, tu sei ancora un po' in dubbio sulla base del reperto in scala dei grigi e tu con quella modalità riesci magari ad avere maggiore confidenza diagnostica. È sicuramente una metodica che noi dobbiamo guardare con estremo interesse, ma ahimè, se devo dire la verità, la diagnosi nel muscolo scheletrico è anatomica, lo hai visto, ed è basata sulla qualità della scala dei grigi. Con quello io ottengo il 98%. Il Senti, resto sì, ci può stare, posso mettere anche il color Doppler. ecco, questo ti volevo chiedere. Io di color Doppler ho mostrato solo un'immagine, no? Di tutta questa cappellata che hai fatto. Ma tu non lo utilizzi, cioè quando lo utilizzi? Non lo utilizzi L'utilizzo praticamente. nelle malattie reumatologiche, Certo. l'utilizzo quando ho una tendinopatia degenerativa, lo utilizzo in settori diciamo molto selettivi, non nella mano per quello di cui abbiamo parlato oggi, ovvero sia per i tendini flessori, i tendini estensori, non è che c'è tanto, tanto razionale, no, per utilizzare il Doppler. Ovviamente se una cosa non mi dà un'informazione che mi cambia la diagnosi o mi cambia il responso che io devo dare al paziente, io non uso quella tecnica perché mi fa perdere del tempo. Poi naturalmente se noi oggi avessimo parlato invece della mano reumatoide, allora è tutto un altro discorso, avresti visto tantissime immagini di color, magari avresti visto anche quelle con il mezzo di contrasto, eccetera, eccetera. Quindi
Lì ci sarebbe stata un'ecografia multiparametrica, no? Ma la verità rispetto all'ecografia muscoloscheletrica è il dettaglio anatomico, la perfetta conoscenza anatomica e l'uso dinamico dell'ecografia attraverso le manovre cliniche. È più importante avere una buona scala dei grigi. Poi il resto dipende anche poi dalla tua esperienza, dalla conoscenza che tu hai. Guarda Carlo, un applauso da parte mia, dei miei, ma soprattutto anche Troppo generosi. da parte di tutti gli specializzanti che hanno assistito a questa splendida tua lezione. Davvero complimenti. No, grazie a voi. Sono contento della collaborazione che si sta instaurando tra le nostre scuole. Anche io, Davvero sono moltissimo. contento. Bene, allora ragazzi, la prossima lezione è martedì, professor Guglielmi, ordinario a Foggia, ci parlerà dell'osteoporosi. Grazie ancora a Bene, Carlo e buona serata a saluto tutti. tutti, arrivederci, ciao Ciao, Alessandro, grazie ciao, mille, ciao, ciao, ciao. ciao.